Halloween è alle porte e quest'oggi ho proprio voglia di giocare a una mappa horror. Beh, in realtà chi mi conosce sa che sono un fifone, mi spavento molto facilmente e odio gli horror. Quindi quest'oggi vi divertirete. Ma prima di iniziare, hai già comprato il mio libro? Se non l'hai ancora fatto, clicca il link in descrizione per prenderlo anche tu. Adesso mi metto comodo, volume di gioco al massimo e iniziamo. A quanto pare questa dovrebbe essere una delle mappe più spaventose di Minecraft. Sarò io a dirlo però. Una bella casa stregata. La mappa si chiama Incubo Spaventoso. Quindi spero di potermi vabbè, iniziamo proprio male. Ok, fate attenzione anche voi perché ci sono dei jumpscare. La porta si è appena aperta da sola, fantastico. Mannaggia a me, ma chi me lo fa fare? Ok, non si chiude. Ok, siamo dentro. Sembra tutto così strano, ma chi l'ha buildata sta casa? Perché è fatta di foglie? Ok, qua non ci posso andare. Oh mamma mia, che brutto sto quadro! Entriamo nella stanza, visto che è l'unica aperta. Ok, cos'è, The Ring? Ora rispondo e mi dice che tra 7 giorni morirò? Sei venuto. Mi serve una nuova mamma e un nuovo papà. Dovremmo aspettare per qualcun altro che arrivi, così potrete mettervi insieme e intanto giocheremo. Sarà super divertente. No, bambina, io non sono il tuo papà, non voglio essere il tuo papà. Non aspetteremo che arrivi un'altra persona per essere la tua mamma. No. Forse hai capito proprio male. Oh, santo cielo. Ok, quest'altra porta è aperta. La cucina. Cioè, quindi qualsiasi cosa guardo si anima? Prende vita? Ok, smettiamo di guardare gli oggetti adesso. La porta non si apre. Perfetto. Sbaglio o l'ambientazione è cambiata? C'è una chest. Un libro con scritto non posso uscire e dei cetrioli di mare. Sono rimasto qui per qualche settimana. È caldo e c'è del cibo. Sicuramente è meglio di vivere sotto un ponte. Tutto ciò che devo fare è giocare con questa bambina e potrò stare. Dove sono i suoi genitori? Perché mi ha lasciato entrare? Non capisco. Bene, abbiamo trovato la lettera di qualcuno che probabilmente è morto e probabilmente sarò io il prossimo morto. Oh no, non volevo che succedesse. Andiamo a giocare da qualche altra parte. Ah, quindi l'ha rotto lei il lampadario? No, zia, 5 ottobre. Non ho nessuno con cui parlare a parte questa ragazza. Ecco perché ho questo diario. Non c'è niente da fare qui. Ok, chiunque ha scritto sto diario si sente molto solo. Ah, questa è la bimba. Ok, coraggioso Kendall, coraggioso. Aiuto! No, non voglio venire a cercarti. Non me ne frega proprio niente. Chiudi sta porta, ti prego. Cos'è, una bambola? È uno specchio? È uno specchio? Oddio, ragazzi, sono finito nella stanza degli specchi. E io sono una bambola! No, ti sembro una bambola! Non sono una bambola! Si è aperta la porta. Ecco perché la bambina vuole giocare con me, perché crede che io sia una bambola. Cos'è, un bagno? Ma che schifo, è putrido. Questo sarebbe il gabinetto? No! Ho visto una mano! Che devo fare? Ok, non c'è nessuno. Non posso uscire. Mi devo fare la doccia, che devo fare? Ok, ho spento le luci. Fammi uscire, ti prego. Aiuto. Ok. Aspetta, ma questa... No, qua c'era la stanza degli specchi prima. Siamo in camera sua? Ok. Partito un carry on. Certo! Ah! Va bene. Ok, bambole su bam. No, cosa? Sta cadendo il pavimento. Ups. No, raga, per un attimo ho pensato le bambole sono persone, perché io mi vedevo allo specchio e mi vedevo come una bambola. Ok, qua c'è un'altra bambola che sicuramente adesso parlerà, quindi cerchiamo di non spaventarci. È un altro libro. Ho scritto piccolo occhio. Occhietto, cosa vedi? La mamma è seduta da sola con la porta chiusa. Papino sta piangendo. Ok. Chiunque ha scritto queste robe ha sicuramente passato una brutta giornata. Continuiamo, avanziamo con tutta calma. Belli sti quadri di famiglia, mamma mia. Non mi ha fatto paura. Non vi preoccupate.
tutto ok, tutto nel chilling, guardiamoci intorno. Ok, qua la strada è bloccata, quindi presumo che io debba andare avanti. Va bene, si aprono le porte da sole. Certo, farò finta che questa casa non è stregata. E c'è lo stesso identico corridoio di prima. Cos'è, un loop? Cosa sta succedendo a sta porta? No, raga, è letteralmente la stessa identica stanza. Ho paura che adesso da quella porta esca qualcosa. Ok. C'è un altro diario. Ho scritto scappa. 13 ottobre. Oddio, è il giorno in cui sto registrando questo video. No. Ok, calmi, calmi. Non mi ha detto quando mi lascerà andare. Si arrabbia molto quando le chiedo di andarmene. Posso letteralmente sentire la casa tremare quando succede. Probabilmente dovrò scappare da solo. Non può mica fermarmi se voglio scappare dalla finestra, giusto? Bro, mi sa che può invece. Può e come. Ok, cos'è? Va bene, è caduto il quadro. L'avevano fissato male probabilmente. Non mi ha fatto paura. Ok, continuiamo. Andiamo avanti, nel chilling. Si muovono le casse. Mamma e papà non mi hanno mai lasciato venire quassù. Ma non ti fermerà dal giocare con me, vero? Bimba, io non voglio giocare con te. Cioè, forse non ci siamo capiti, io voglio andarmene. Ok, devo toccare queste cose? Oh, sta diventando tutto buio. Adesso secondo me mi spavento. Raga, non vedo niente. Ok, si è attivato un carry on ed è tornata la luce. Controlliamoci le spalle. Spegni sto carry on. Spegni. Ok, non lo spengo, giuro. Cos'è? È una bambola. Raga, cos'è? Non c'era prima, vero? Ed è caduta. Ok, non sono stato io, giuro. Un altro libro. La mia famiglia perfetta. So cosa voglio in una famiglia. Un papà che aggiusta le cose e che mi costruisce la casa delle bambole. E voglio una mamma che cucina e mi fa i vestiti. Voglio che entrambi giochino con me. Non chiedo troppo, vero? Perché non posso averlo? Saremmo tutti felici. Oh mamma mia. Ok, allora il carry on sta ancora andando. Possiamo fermarlo? No. Ho spento le candele però. Forse le devo spegnere tutte. No, si è aperta una porta, ok. Siamo tornati nel bagno. Ehi, dove vai? Oh, che sta succedendo? No. Nasconditi dietro il muro. Che cavolo sta succedendo, raga? L'avete visto? Non ho capito se quel coso è un giocattolo o se è la bambina. Time out. Il mio nome è Jacob. Se qualcun altro resta bloccato qui, spero che riesci a trovare questo diario. Queste bambole mi stanno seguendo. Solitamente è perché la bambina vuole giocare con loro. Ma a volte si muovono anche da sole. Se lei li vede, li mette nel cassetto. Ok. Nel cassetto, nell'armadio. Oh, mamma mia, quanto è brutta sta stanza. Ok. Some of my other friends wanna play with you. È la bimba? Ma non fa paura! Che sta succedendo? Oh mio Dio, sono le bambole! No, non mi riesco a muovere! Oh! Sono morto! No, sono vivo. Non ti piacciono i miei amici? No, non mi sono piaciuti! Oh! No, non voglio nessuna bambola, grazie. No, non ci voglio venire in camera. No. Non ti preoccupare. Cos'è sto coso? Oi, dov'è? No, non muoverti. Stai fermo lì. Io faccio il giro e me ne vado. Non ti muovere. Ok. No, ho detto non ti muovere. Stai scherzando. Ok. Ora so che ci sono anche i jumpscare. No, perché mi segui? Perché mi segui, bambola? Sei bruttissima. Stai lì! Dov'è? No, un altro libro. Siamo le bambole. No. Ah! Basta, fammi uscire. Che c'è qua? Niente. Ah, no! Ti prego, devo uscire. Fammi passare. Ok. Questa è la porta per uscire, vero? È la porta per uscire? Non è la porta per uscire. È la stanza della bambina, infestata. Oh, mamma, ragazzi, sono tutto teso. Ok, calmi. Spegniamo il carry on, se possibile. Non si spegne. Si è aperta la porta. Andiamo avanti. E siamo di nuovo nella stanza della bambina. Oh, però... qualcosa è cambiato perché
Tutto si sta muovendo. Ehi, ti ho detto che volevo farti vedere la mia stanza. Non puoi andartene. No, no, bimba, fammi andare, per favore. Onestamente, tra me e te, non me ne frega niente nella tua stanza. È sparito il carion. Ah no, è per terra. Smettila. Non puoi andartene. E invece sì. Apri la porta e fammi andare. No, 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 brutta bambina, non siamo amici. Non voglio giocare con te. Non guardarmi. Mi stai dando fastidio. No, non guardarmi. Mi ha detto di comportarmi come un bravo genitore, o se no ne troverà degli altri nuovi. Raga, adesso arriva il jumpscare. Lo so, me lo sento. Fammi uscire. Ok, preparato, non mi spavento stavolta. Sicuro ora mi arriva un jumpscare. Sicuro, 100%. Che cavolo? Dove mi ha portato, raga? Sono tipo in una specie di scantinato. Ok. Qua c'è la sostanza di nuovo? No. Si torna di nuovo allo scantinato. Come se non me ne stessi andando dallo scantinato. C'è un modo per uscire, ti prego. Basta seguirmi! Fammi uscire, fammi uscire, fammi uscire. No, di nuovo scantinato. Allora, quale delle due porte può essere? Ah no, adesso ce n'è una sola di porta. Devo per forza andare qui. E si torna nello scantinato. E adesso non ci sono più porte. Oh! Ok, ok, ricordiamoci che tra non molto c'è il jumpscare, secondo me. È appena caduto un muro, va bene, va bene. No, resta. No, non voglio restare, bambina. Me ne sono pentito, ti dico la verità. Chi se ne frega di Halloween? No, sta bimba c'ha dei problemi. Problemi seri. Vai da uno psicologo. Io non posso giocare con te! Stammi alla larga, stammi alla larga. Stammi alla larga. Ok, è sparita. Che ansia, raga. Questo cavolo di carion. Eccola, di nuovo. Casa delle bambole. Ah, rompo sta oh, cavolo, gli ho rotta veramente. No, 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 no. Scherzavo, scherzavo, te la riparo, te la riparo, te la riparo. Ok, sta piangendo. Vi ricordate cosa c'era scritto nella lettera? Che se si arrabbia fa crollare la casa. È sparita. E la casa delle bambole è riapparsa. Ho un brutto presentimento. Ho un terribile presentimento. Ok. Entriamo in quella porta. C'è un'altra lettera. E ci sono i giocattoli tutti per terra. Oh. Ma questa è l'entrata. Lettera di compleanno. Per il mio compleanno voglio un set di make up. Un set da te. Mamma e papà che sorridono. Mamma e papà che sorridono. Mamma e papà che sorridono. Ok. Posso andarmene? A me non me ne frega niente di cosa vuoi per il compleanno, onestamente, eh. Dai. Non ci credo. Mi fa uscire veramente? Mi pare strano. Infatti perché là c'è una nebbia tutta quanta scura? No, 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 no. No, sta tornando notte. Scappa. Scappa, bro. Scappa. No, non vedo nulla. Oh no, ah. Ok, ok, me la dovevo aspettare. Finito. Sono salvo. Era un incubo. No, 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 no. Non ci torno a dormire io. Col cavolo, chiudi sta porta. E finisce qua la nostra avventura. Oh, oh, sì. È finita qua, vero? Nel dubbio, spegniamo le candele e chiudiamo Minecraft. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Come vi avevo già detto, io sono un fifone e ho paura degli horror. Ma siamo riusciti a completare la mappa. Maledetta bambina. Mi raccomando, lasciate un mi piace. Dal vostro imperatore è tutto. E fatemi sapere se volete vedere degli altri video horror. Ciao! We'll be right back.